Lidl. Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono qua per farvi vedere i nuovi prodotti della Lidl. Sono troppo contenta di parlarvi di questi prodotti perché ogni volta che vado a Lidl, alla Lidl, non so mai come si dice, trovo sempre qualcosina di buono, non solo come cibo ma anche proprio come cosmetici, quindi sono contenta che ovviamente anche l'azienda sta migliorando sempre più i suoi prodotti. Come vi dico sempre, non sono bio, non sono naturali, ma sono comunque abbastanza accettabili, molto spesso costano poco e sono migliori di tanti prodotti da profumeria, questa è la promessa. Quindi noi non stiamo a vedere la marca, non stiamo a farci imbrogliare da tante marche super famose che poi alla fine non contengono nulla. Noi andiamo agli ingredienti, quella è la cosa importante. Vi invito a vedere anche tutti i video vlog che ho fatto proprio in diretta a Lidl, che carico sul mio secondo canale, quindi YouTube/Paghito Piccante, e là vi faccio anche le recensioni io e mia sorella della spesa, no? Proprio perché facciamo a Lidl e veramente facciamo tanti affari. Adesso invece voglio parlare dei cosmetici. Il primo prodotto di cui voglio parlare è questo qua, Shape Up. Sono stata felicissima di trovare questo prodotto, che è tipo un gel per il seno, rassodante, rimpolpante per il seno. Mi ha subito colpito. Se andate a vedere il vlog, nel vlog vi faccio vedere che tipo se non era una crema, c'erano sia anticellulite che per il seno. C'era del dimeticone, c'era il silicone, quindi non lo vedrete in questo video perché non l'ho comprato, non andava bene, quindi fate attenzione, guardate anche quel video, vi lascio il link nel box informazione, perché tanti prodotti non vanno bene, quelli che ho comprato io si vanno bene ma altri no, quindi fate attenzione, proprio della stessa linea. Invece questo qua appunto è per il décolleté, appunto ci dice che è una crema al burro di karité con un essenziale d'arancia, principi attivi di caffeina, appunto, che devono combattere l'afflosciamento della pelle per una pelle liscia e vellutata, e il principio push up mantiene la pelle appunto tonica. È molto molto accettabile perché, ragazze, contiene burro di karité, anche degli oletti vegetali, olio essenziale d'arancio dolce, la caffeina che comunque è tonificante, non c'è chissà che è attivo super, però è anche una crema che dà un effetto che lo senti che è fresco, ha rapido assorbimento, ti lascia la pelle molto fresca, è piacevole da massaggiare, non ti unge e resti tutta fresca, e comunque anche la sensazione è molto piacevole e tonificante. Ovviamente non vi aspettate miracoli, comunque è una crema molto molto carina, mi piace anche il profumo, molto carino, molto fresco, molto estivo, quindi io la promuovo. Andare al supermercato, andare al discount, a Lidl, e trovare una crema assolutamente per il seno che comunque è anche abbastanza buono come prodotto. Ah, poi ovviamente lo potete utilizzare anche su tutto il corpo, cioè scritto per il seno, però non è che non lo potete mettere anche su tutto il corpo, perché comunque è un gel crema rassodante, molto rinfrescante. Sempre di questa linea ho preso anche questo qua, solo questi due ho comprato che andavano bene, Shape Up Firming Body Oil. Questo qua ci dice che è un olio tonificante per il corpo. Se vi ricordate, nell'altro video della Lidl avevo preso invece l'olio anticellulite, c'era non di questa linea qua ma della linea naturale della Lidl. Invece questo qua è rassodante, però a me sembra che abbiano un profumo molto molto simile, e anche la consistenza, perché praticamente hanno un profumo sì di agrume, di limone, molto fresco e estivo, che a me piace tantissimo sulla pelle. Ha una consistenza abbastanza densa, quindi anche qua, come in quel caso già ve lo dissi, non è proprio un oletto leggero, ti lascia un po' la pelle unta, lo senti sulla pelle, però è carino da massaggiare sul corpo perché appunto ti permette di massaggiare la pelle, va benissimo appunto per combattere tipo le smagliature, va bene anche sulla pancia, sulle gambe, qua sulle braccia, mantiene la pelle molto tonica. È un mix di oli, molto, questo è molto molto carino, c'è mandorle dolci, albicocca, e ci sono gli oli essenziali di limone e arancio, molto semplice, veramente molto naturale. Cioè a volte leggiamo dei prodotti anche in profumeria super naturale, senza questo, senza quello, tutti quegli slogan che ti mettono e poi alla fine ti fregano, perché se non vi alleggere l'inci ci sta anche qualcosa dentro che non va bene. Invece qua non c'è scritto niente, c'è scritto solo l'etichetta così, però l'inci, credetemi, è molto molto buono, non c'è scritto, ma ve lo dico io, senza parabeni, senza siliconi, senza conservanti dannosi, senza...
A me mi dà fastidio, insomma, quando ci sono alcune aziende che vogliono attirare il cliente con queste scritte, queste cose, e poi alla fine li fregano. E invece una cosa così costa poco, buttata là all'idolo, chi se la filerebbe mai, invece è buona ed è meglio di quell'altra che costa di più. Quindi questa è la filosofia di questi video. Poi ragazzi, ho comprato questo bagnoschiuma, un altro già l'ho finito. Praticamente a casa mia c'è qualcuno che non si fa i fatti suoi e mi hanno buttato il contenitore. Mi sono molto molto arrabbiata perché l'avevo conservato apposta per farvelo vedere. Comunque è lilla ed è sempre questa linea Spring Shower Gel, c'è scritto Limited Edition, però vi devo dire la verità, io li ho visti più volte, li vedo spesso, appunto, di vari colori, ed è molto molto buono. Questo qua è arancio, è buonissimo, mi piacciono tantissime profumazioni. Quello lilla anche era buonissimo, molto fresco, molto estivo. Io questi bagnoschiuma, che vi devo dire ragazzi, io li uso veramente tanto e mi trovo bene. Sconsiderate che io sono un soggetto allergico, ho avuto spesso prurito sulla pelle, mi trovo benissimo, li pago poco, in piscina, in palestra, facendo la doccia tutti i giorni. Adesso che è estate, li trovo delicati, hanno un buon profumo, insomma mi piacciono. E come inci, come al solito, ci sono ingredienti sintetici, non sono condizionanti, eco bio, però comunque sono abbastanza accettabili. Quindi insomma, consigliati per quei lavaggi familiari, insomma. Ovviamente ci sono persone che hanno particolari esigenze, pelle particolarmente sensibile, ovviamente non vi dico di utilizzare questo bagnoschiuma e quindi scegliere qualcosa di bio proprio selezionato. Quindi promosso sia questo sia quello lilla che vi ho messo in foto. Poi super promosso sempre questo qua, eletto miglior prodotto della Lidl dell'anno. No vabbè, a parte scherzi, questo che io ho paragonato al vecchio CN Lidl Intimate, vi ricordate, body wash, che da anni e anni ve ne ho parlato qui su YouTube e poi si è diffuso tantissimo e poi Lidl ci ha fregato e l'ha tolto. No, però vabbè, questo qua è un valido alternativo, è proprio quasi uguale. Io questo ce l'ho, uno nel bagno, uno in cucina, uno perché li uso tantissimo per le mani. Molto spesso mi ci lavo anche il viso perché sono così indelicati, molto semplice. Anche l'inci, se lo leggete, è molto molto semplice, non c'è nulla di dannoso, è molto semplice e naturale, quindi costano poco. Poi piace perché sono tutti trasparenti, sono anche carini, insomma, da vedere, quindi io ve li straconsiglio. E poi ragazze, per finire, questa qua che non è un cosmetico però è troppo bella, ve la voglio far vedere, una candela che è troppo troppo bellina. Ci sta questa carta che io non so, vorrei togliere, però è comunque bella perché è tipo dorata. Comunque la candela dentro è buonissima e mi piace perché questo qua di fuori è di vetro e una volta finita la candela, cioè, si può utilizzare anche come porta candele, cioè ne metto un'altra dentro o anche di un altro formato. Molto spesso si hanno quelle candeline, non so se tenete presenti, che te le regalano oppure le compri e non sai dove bruciarle perché poi colano. E quindi ho pensato, lo riciclo e metto qua dentro la candelina, la accendo anche quando questa sarà finita. Comunque questa è tipo a rosa floreale, molto molto buona, e l'ho pagata anche pochissimo. E quindi candela e portacandela due in uno. Quindi questo è tutto ragazzi, spero tanto tanto che questo video vi sia piaciuto, tanti pollici in su per i miei video sui prodotti al suo mercato, se vi piacciono i video alla Lidl Lidl. Lasciatemi nei commenti se avete provato questi prodotti, se ne avete trovati altri. Vi mando un bacio grandissimo, ciao.